Senta, signor McNeil, la mia unica paura è quella di fare più male che bene a sua figlia. Niente di quello che farà può peggiorare la situazione. Non lo posso fare. Ho bisogno di prove che la Chiesa accetti come indizi di possessione. Per esempio? Ma se parlasse qualche lingua che non ha mai conosciuto? O che altro? Non lo so. Dovrei cercare sui testi. Credevo che lei fosse un esperto. Ma non esistono gli esperti. Probabilmente lei si intende di possessione come qualsiasi prete. Senta, sua figlia non dice di essere un demone, ma dice di essere il diavolo in persona. Se lei avesse visto tutti gli psicopatici che ho visto io, saprebbe che è come dire di essere un Napoleone Bonaparte. Lei vuol sapere cosa penso sia meglio fare per sua figlia. 6 mesi in osservazione nel miglior ospedale che può trovare. Se io vedessi un suo doppio, stesso viso, stessa voce, tutto quanto, sentirei che non è regno. Lo sentirei dentro. E posso dirle che quella cosa là di sopra non è mia figlia. Adesso lei deve dirmi che sa ed è convinto che mia figlia ha soltanto dei disturbi mentali e basta. Deve dirmi che è convinto che un esorcismo non le servirebbe a niente. Su, mi dica questo!